Cara Piera, piacere di vederti. Piera Grazie. Legnaghi, grande scultrice che ha contrassegnato tanti luoghi della città di Verona con le sue opere, e benvenuta sull'altro giornale Channel. Un saluto anche a tutti quelli che ci ascoltano. Ecco, allora, come ormai consueto, la prima domanda è: l'arte dentro di te. Raccontaci cosa vuol dire l'arte all'interno del tuo animo. Allora, guarda, l'arte per me è la vita, è proprio la completezza, non potrei vivere senza fare. Adesso non posso dire arte, cioè sempre il fare in maniera poetica, anche usando i materiali. Ho iniziato da bambina, avevo 11 anni, in un periodo così di crescita esteriore ma anche interiore, e da lì non ho più smesso. Prima diventava, era come un hobby, no? Un bisogno, come, beh, sfogati, sai quello che ti dicono i genitori, vabbè, dai, così butti fuori, ti sfoghi. In realtà non era quello, era proprio una forma di elaborazione e di contatto. Perché cos'è l'arte per me? La parte interiore che si collega con l'esterno. Prima collego con me stesso, è un dialogo che faccio con me stesso. Come stessa attraverso le forme, attraverso i colori, attraverso i materiali, soprattutto la forma, soprattutto adesso, in questo, insomma, in questo lungo periodo, perché ho iniziato con la pittura, con gli acquarelli, ma è un dialogo, è un ponte di comunicazione verso gli altri, perciò è un qualcosa di profondo l'arte, non è, è un qualcosa che tu hai dentro e che ti è arrivato e bene o male la devi accettare. E ti dirò che ho avuto periodi della mia vita in cui ho detto: ma perché, porca miseria, ho questa cosa che di dover fare, che mi crea tanti problemi comunque. Però poi, insomma, si impara anche a accettare e andare avanti, ecco, ma non è un'individuazione. Io sono nata così, come una buona parte degli artisti. Sì, a volte un artista si chiede: ma è un dono o una condanna? A volte, vero? Guarda, perché dopo, sei obbligato a farla. Sei obbligato a farla. Io sono, adesso capisco che è un grosso dono. È un grosso dono perché ti aiuta a superare, ti aiuta nella vita, a elaborare, a affrontare anche molte realtà. Perché io poi lavoro anche nel sociale con l'arte, no? Cioè, con l'arte. Sì, so che tu sei impegnata in laboratori. In laboratori, anche con una persona alla volta, cioè proprio un lavoro. Perciò mi dà tante possibilità, perché l'arte non è solo l'arte della scultura, la pittura, il gioiello che disegno, disegnare i gioielli, perché ho iniziato, ecco, questo te lo devo dire, Mara, negli anni, fine anni 70, sono passata dalla pittura alla scultura attraverso i gioielli. Ecco, io volevo proprio chiederti la tecnica, la tua tecnica, i materiali che usi, perché hai fatto questa scelta di materiali e come li lavori. Allora, è stata, se torniamo quando ero piccola, una bambina. Mio padre era un artigiano, un cesellatore di arte sacra. Perciò io ho vissuto, quando non c'erano gli operai, abitavamo sopra il laboratorio, avevamo l'appartamento quando eravamo tutti piccoli, e io passavo in questo laboratorio, perciò vedere il rame, vedere l'ottone, vedere costruire, vedere distrarre, cioè tutto quello che era... i macchinari era della mia infanzia, da quando sono nata. Io giocavo
sai, nelle pentoline che Ah, mettevi, sì. Sì, sì, io nelle certo. pentoline mettevo le limature di ferro, le limature, i pezzettini di rame, cioè per me diventavano il cibo delle bambole, a chi pensavano la bambina è un po' strana. Ecco, le tue sculture per me sono delle esperienze visive, oltre che tattili, quando si può Sì. arrivare a toccarle, perché non è solo una rappresentazione formale o informale, ma è proprio una deformazione dello spazio, come se tu volessi appropriarti dello spazio che ti circonda. Bene, hai fatto un'ottima domanda, un'ottima riflessione, perché per me è lavorare nello spazio, è entrare nello spazio e danzare, cioè la scultura è come una danza per me nello spazio, perché a volte proprio faccio il movimento quando descrivo una scultura, è così. Perciò mi sono accorta che è, ma non perché ci pensi prima, sai, è perché te la trovi. Con gli anni ti trovi che è questo, lo capisci. Già tante volte io capisco delle sculture che ho fatto anni dopo, perché subito le devo fare e basta. Perciò Certo. c'è una tecnica molto interiore di sentire lo spazio, di sentire le relazioni. Per esempio, se torniamo nel 1977, quando ho fatto lo strappo al Museo di Castelvecchio, pensate, Sì. 1977. Io lì ho voluto realizzare un'opera che collegasse la contemporaneità, il lavoro comunque era una mostra femminista, la prima mostra nei musei in Europa, curata da Romana Loda, aveva curato una mostra in sala Boggian proprio di femministe con un'arte ideologica. La mia non lo è, cioè non lo è arte e basta, cioè non è che devo fare la polemica, cioè mi trovo così, sono donna, ma va bene così, insomma. Ed è nato però questo strappo che è come un prendere una mano di un gigante che prende il prato e lo solleva verso il cielo attraverso una lamiera di ferro. Questo lavoro ha anticipato tantissimi, c'è stato un artista che 20 anni dopo l'ha copiato male anche, perché era nel giro, hai capito, ma ha Certo. fatto quello, poi basta. Di quel genere, un'architettura verticale, perché non c'era l'architettura verticale allora. Nel 1977 avevo 30 anni. Ascolta, tu, Sì. nelle tue sculture c'è sempre un bordo che è tagliente. E, non che tagli, ma voglio dire la lamina. Ecco. È Ci lamina. avevi qualche contatto con lo spazialismo di Fontana? In che lui tagliava la tela, ma creava una. Sì, ma lui entri in una fissura dello spazio, cioè è tagliare la tela. Per me è prendere una lamiera. Adesso qui ho i lamierini leggeri perché poi devo farli tutti in officina, anzi me li realizzano in officina. Cioè, però è un la lamiera devi tagliarla perché non puoi come taglio. I primi bozzetti sono delle cartoncini bianchi. Quindi tu fai la prova sul cartoncino, Il disegno, poi da lì il sì, cartoncino, lo i modifico. modelli, Non ho lo no, modello. non modelli, proprio solo il disegno. No, disegno, poi taglio il cartoncino, faccio proprio come dire, il modello in Ah, cartoncino. quello sì, appunto, un Hai capito? modello in Modello in cartoncino, sì. cartoncino, ecco, non è modellare nel senso che non uso la creta, hai capito? Uso Certo. proprio il cartone, faccio le curvature che vengono realizzate però attraverso degli studi di geometria, e di base c'è una geometria che chiamo sacra perché ha dei rapporti sempre particolari, mi vengono così, poi li verifico. E da lì poi si va sul materiale più leggero che cerco di realizzare sempre qui, nella mia casa studio, che è alluminio, prendendo l'alluminio, tagliandolo, eccetera, lavorando, e poi si passa in officina. Allora c'è l'officina che può re realizzarmi le cose piccole o medie.
Ne vedi una qua dietro che è blu, non so, Vedo, vedo. Sì, però vedo. queste sono realizzate. Io una volta potevo saldare nell'officina, a me piaceva saldare perché avevo imparato nel laboratorio di mio padre. Cioè, le primissime sculture le ho fatte nel laboratorio di mio padre, con l'operaio che mi insegnava. Ecco, c'è questa scuola che forse vale di più di un'accademia perché Insomma, è tipo la vecchia bottega d'arte rinascimentale. Sì, ho avuto questa fortuna. Sì, Ecco, ok. allora dicevo sì, è come l'arte, quindi se tu avessi avuto l'opportunità di vivere in una bottega rinascimentale. Sì. Ecco, e adesso io però volevo chiederti, so che tu sei una persona molto molto attiva, vivace, sprint proprio, ti ho visto in tante performance. Ah Ecco. Ecco. sì, io faccio la performance, è vero. E tu volevo che mi parlassi un po' della tua attività nel sociale, questi tuoi laboratori e questa tua esperienza che ti ha portato anche a scrivere il libro L'arte cura. Sì, allora, questo è il libro. Ce l'hai? No, l'hai Si visto? vede, si Questo vede. è Sì. L'arte cura. Allora, questo è un libro che ho scritto dopo 25 anni di esperienza, di raccogliendo, perché ho lavorato con l'Università di Verona, con la Facoltà di Pedagogia Speciale del professor La Rocca. Facevo parte del gruppo di studio ricerca. E tutte le cose che facevo, ero accreditata con questo mio metodo che si chiama arte e creatività. E tutte le esperienze che facevo dall'insegnamento anche all'università o nei convegni o per gli insegnanti di sostegno, laboratori più che insegnamento proprio pratico, dovevo scriverlo. E attraverso una serie, un pacchetto di scritti, perché lui mi consigliava sempre di mettere per iscritto quello che erano le mie sensazioni, com'era, non a livello staccato, hai capito, come un psicologo che deve mettere, ma proprio a livello emotivo mio, perciò quello che io sentivo, il rapporto, cioè che è quello poi che serve di più per far star bene una persona, l'empatia, Certo, ecco, l'empatia. E certo, a un certo punto ho detto no, adesso io voglio scrivere perché ne ho bisogno di mettere su carta quello che ho fatto, 25 anni comunque di lavoro. E allora ho iniziato una parte con che la mia storia, anche da bambina piccola, le mie esperienze, quelle che sono state fondamentali, per poi il mio lavoro, il mio essere e il mio lavorare con la materia, cioè il mio lavorare nello spazio, ecco. Certo, È nato quindi tu questo sei passata dallo spazio interiore allo spazio esteriore Sì, e e viceversa, quindi è così. continui a navigare e a appropriarti di vari tipi di Sì. Ecco, spazio. tu hai parlato della performance. Sì. Allora, devo ancora proprio metterla cioè, sto cercando come dire, un contenitore giusto. Giancarlo Beltrame è stato il regista. Io sono entrata in una meditazione, si chiama Nutrimentum, è una mia idea, perché ero, non dico stanca, invece di usare la materia, volevo usare la mia materia, me stessa. Sì, Una sorta di body art, una quindi. sorta di body art, però non sull'estetica, non No, ma sul movimento. non lo so, sull'interiorità, però attraverso il corpo che ti Certo. emana, dove vedevi addirittura, cioè mi prendeva così, vedevi le rughe, quasi il mio viso deformato, proprio su Nutrimentum, che è il nutrire attraverso non solo il cibo, cioè sul femminile. Il femminile la donna nutrirà anche a 100 anni. Certo, Sul materno, l'elemento ecco. donna è creazione, dalla vita e Sì. Sì, quindi è creazione. un materno che è sempre, che accudisce, che accoglie, che è sempre rivolto comunque all'altro, anche agli Certo, altri, al mondo. certo. E io ti ringrazio, è stato bellissimo parlare con te.
e scoprirti, farti scoprire anche da chi magari, quei pochi che ancora non ti conoscevano. Insomma, no, ma non mi conoscono per su tanti aspetti, perché, e questo me l'ha detto un fotografo, Mario Giordano, proprio in questi, deve farmi dei ritratti, e mi ha detto: Piera, tu hai un'espressione che tu sembri staccata, come sei nello spazio. E io ho detto: guarda, ma sul serio, perché, non so, io mi sono così, mi dicono che sono come staccata, no? In realtà sono molto presente, ma probabilmente il mio modo di essere, quello che tu certo, dici. Certamente. Grazie ancora. Grazie a te. Un saluto a tutti gli amici della trasmissione di l'altro giornale Channel e a presto e aspettiamo di avere ancora tue notizie artistiche. Ah sì, beh sì, aspetta, una te la devo dire. Dimmi. Io dovevo fare quest'estate una grande scultura per un museo all'aperto di Cagliari. Era già uscita sul Corriere della Sera, sulla Lettura, in novembre, però il Covid, hanno già il bozzetto, tutto qua, il Covid ha fermato, però mi hanno detto che poi vogliono andare avanti. Certo, riprenderà tutto prima o e poi. Si realizzerà la scultura. La scultura in un parco degli anelli che è vicino al mare, tutto molto bello, sì. Questa è la notizia, poi altre cose insomma che arriveranno, ma questa è già stata pubblicata, perciò te lo bene. Dico. Bene, magari più avanti ci risentiremo. Ci risentiamo, perché abbiamo tante cose da raccontarci. L'artista non finisce mai di dare notizie e di dare soprattutto agli altri. Sì, Mara, come stai facendo tu? Grazie. Va bene, bene. Grazie ciao mille. E arrivederci. Ciao. Baci. Baci, ciao a tutti. Ciao. Ciao.